Ringrazio la partecipazione di questi ragazzi, perché quando si vede giovani così ti viene qualche cosa dentro di particolare. Allora, il gruppo SS Volterra è contento di aver portato a termine un altro dei piccoli tasselli dell'impegno che SS Volterra porta nei confronti della città. Allora, il fatto di essere intervenuti in collaborazione con Volterra, l'amministrazione, e aver recuperato il monumento a Garibaldi è uno dei nostri impegni, come è stato l'impegno nel Palazzo Mascagni di riportare alla luce la targa che ricorda il passaggio di Garibaldi. E l'impegno di SS Volterra è, forte dimostrazione del suo lavoro, perché l'impegno non è stato solamente su il contributo sul monumento di Garibaldi, ma si parte dal recupero del sasso di Mangenga, di quasi tutte le fonti esistenti a Volterra, e questo qui è l'ultimo tassello che noi abbiamo messo nel puzzle volterrano. Ecco, la cosa che ci sorprende di più è che da Volterrani si scopre sempre qualcosa di nuovo. Ora è un'apide, domani è una targhetta, domani è un qualche cosa su queste facciate. Il riferimento al motor sindaco mi sembra molto importante. Bisogna stare, voi ragazzi, bisogna che prendiate l'abitudine a tenere nasa del suo e guardare quello che c'è in alto, perché la maggior parte delle volte noi siamo abituati a guardarsi le scarpe, e questo è interessante, sono sempre in alto. Non ti salutiamo.